della diretta. Sì, sì, prova, prova, 1, 2, 3. Non te lo mettere attaccato, se no escono. Ah, vabbè. Prova, prova, 1, 2, 3, ok. Aspetta che apro. Quando vuoi. Buonasera a tutti e benvenuti alla prima gara del campionato nazionale di Serie A basket in carrozzina. Si affronteranno in campo la Deco Group Amicacci Giulianova e la SSD Santa Lucia di Roma. Per la SSD Santa Lucia Roma scendono in campo con numero 0 Domenico Beltrame, numero 1 Simone Colà Zingari, numero 4 Giulia Saba, numero 7 Alisanna, numero 8 Tobia Di Monte, numero 9 Julian Milos, numero 12 Matteo Cavagnini, con numero 15 Mauro Pennino, numero 16 Salim Kakir, con numero 20 Ismael De Susa, numero 21 Marco Stupenengo, numero 23 Cristian Fares e numero 96 Alessio Torquati, allenatore Fabio Castellucci. Mentre per la Deco Group Amicacci Giulianova scendono in campo con numero 3 Andres Macek, numero 5 Simon Brown, numero 8 Galliano Marchionni, con numero 11 Francesco Minella, numero 12 Mortezza Gariblo, numero 14 Domenico Miceli, con numero 16 Andrea Labeschi, numero 17 Christoph Cozzarina, con numero 20 Beatrice Ionne, con numero 24 Andrea Brandimarte, con numero 25 Britt Dillman, numero 32 Roberto Mena, allenatore Andrea Accorsi. Dirigono la partita il signor Di Paolo Di Chiedi e il signor Restuccia di Bologna. Per quanto riguarda la telecronaca, dirige la partita Fabio Massa al microfono e Stefano Pulcinella. Passiamo la parola a Stefano Pulcinella per tutta quanta diciamo la telecronaca. Buonasera a tutti dal catino di Alba Adriatica, dove si svolgerà a breve la partita tra l'Amicacci e il Santa Lucia. È sicuramente il match clou di questa quarta giornata di campionato, che vede ormai in testa il Cantù, che ieri è uscita vittoriosa dal suo incontro. E segue appunto l'Amicacci a 6 punti, e invece 4 sono i punti del Santa Lucia, che vorrebbe fortemente rimanere agganciata al treno di testa. E vediamo le prime fasi di gioco, che ovviamente sono anche fasi di studio. Il primo tentativo sbagliato dalla Santa Lucia, che però ha recuperato palla, si riporta avanti 2-0 per il Santa Lucia, 9 minuti e 20 secondi dal termine del primo quarto. Vedremo all'opera anche l'ultimo acquisto da parte dell'Amicacci, Britt Dillman, un'altra ragazza al servizio dell'Amicacci, che intanto ha pareggiato. ...5-2 il risultato per il Santa Lucia Roma, quindi l'Amicacci insegue, ed ecco il canestro di Macek, quindi risultato di parità. C'è un fallo fischiato a Simon Brown, non si procede ai tiri dalla lunetta, è il primo fallo dell'intero incontro.
tentativo fallito, ma recupera palla il lungo del Santa Lucia Matteo Cavagnini, e va al tiro con successo Domenico Beltrame. Miceli porta avanti la palla, scarica su Gagliano Marchionne, Roberto Mena che perde palla, riparte il Santa Lucia sul risultato di 6-4 a 7 minuti e 34 secondi al termine del primo quarto. Passaggio da parte di Stupenengo mal calibrato, quindi la palla è finita fuori. Gagliano Marchionni scarica su Macek. E c'è un fallo da parte di Stupenengo su Gagliano Marchionni. Il gioco riprenderà con una rimessa laterale. Marchionni scarica su Macek. E Miceli mette a segno il punto del pareggio. Com'era nel preventivato, l'incontro è molto, molto equilibrato, perlomeno per queste prime fasi di gioco, che corrispondono sia a una fase di studio che poi a mettere a punto gli schemi che in settimana sono stati provati dagli allenatori. Adesso vediamo che è Okzangemi che dà direttive al quintetto base. Gli arbitri richiamano le formazioni all'ingresso in campo e gli amicacci si ripresentano in campo con Miceli, Marchionni, Brown, Macek e come lungo Mena. Ovviamente nell'economia del gioco e nei punteggi, nei coefficienti di gioco assegnati a ogni giocatore c'è un certo vantaggio da parte di una formazione nel presentare ragazze che hanno un coefficiente notoriamente più basso, per cui il mercato gira anche molto attorno a loro. Palla deviata fuori da un giocatore del Santa Lucia, rimessa a favore degli amicacci. Gagliano Marchionni segna i suoi primi due punti della partita. Risultato 8-6 in favore degli amicacci, che si trovano per la prima volta in vantaggio dall'inizio del match. Mancano 6 minuti e 7 secondi e c'è un fallo in attacco da parte del giocatore del Santa Lucia. Tentativo vuoto di Gagliano Marchionni, può ripartire il Santa Lucia.
Santa Lucia che trova il punto del pareggio con Cavagnini. Lunga cavalcata di Simon Brown che poi torna sui suoi passi, affida a Gagliano Marchionni che sbaglia e nel contrasto sotto canestro la palla finisce fuori. E Gagliano Marchionni porta a 4 il suo portino personale. Vantaggio di 2 soli punti da parte della Micacci. 10-8 quando mancano 4 minuti e 45 secondi al termine del primo quarto. L'intervento di Gagliano Marchionni viene punito con il fallo. Il gioco riprenderà con una rimessa laterale da parte della Santa Lucia Roma. Pennino sulla palla, scarica, e c'è il punto del pareggio da parte del Santa Lucia Roma. Gagliano Marchionni è finito a terra ma non è stato ravvisato alcun fallo da parte del duo arbitrale. Gagliano Marchionni è un tentativo un po' velleitario. Allo scadere dei 24 secondi concessi per completare l'azione di attacco, il gioco riprenderà con una rimessa dal fondo da parte del Santa Lucia. Quattro minuti al termine del primo quarto. E c'è il vantaggio del Santa Lucia che porta a 12 i punti realizzati, mentre la Micacci è ferma a 10 punti. Roberto Mena tenta di nuovo di realizzare, ma purtroppo la palla finisce fuori. E commette anche fallo. Primo fallo di Roberto Mena durante l'incontro. La situazione dei falli vede il Giurlanova che ne ha subiti 2 ma ne ha commessi 3, quindi a 2 punti dal bonus. Ottima azione in contropiede della Micacci che con Roberto Mena realizza il punto del pareggio 12-12 a 2 minuti e 35 secondi dallo scadere del primo quarto. Il rimbalzo dal corto da Simon Brown che innesca il contropiede che però viene comunque arginato dalla formazione del Santa Lucia.
ed è Macek di nuovo a segno. Dovrebbe essere il sesto punto. E comunque rimane un match molto equilibrato, ecco che risponde il Santa Lucia con il punto del pareggio. Simon Brown viene ostacolato irregolarmente sotto canestro durante l'azione di tiro, quindi avrà a disposizione due tiri liberi. Roberto Meno recupera il rimbalzo sul tiro libero sbagliato da Simon Brown. Purtroppo nel tentativo di recupero la palla viene spedita fuori da Roberto Mena. Risultato di 15 a 14 per l'Amicacci a 1 minuto e 15 secondi dal termine del primo quarto. Irregolarità riscontrata ai danni del Santa Lucia, si ripartirà con una rimessa dal fondo da parte di Brown a favore di Miceli. E Gagliano Marchionne di nuovo a canestro, 6 punti anche per lui, il suo puntino personale. Accorcia le distanze per il Santa Lucia Cavagnini, mi sembra. 17 a 16 quando sono 14 secondi al termine del primo quarto. Gagliano Marchionni sulla palla, finisce così il primo quarto con il risultato di 17 a 16 in favore dell'Amicacci. Vedremo. Bella partita, molto combattuta. Ora attendiamo questo primo quarto, che le squadre Erika si ricompattino. Erika! Come vedi le due squadre sfidanti quest'oggi, Stefano? Ma come avevamo preventivato, l'incontro è abbastanza equilibrato. Non dimentichiamo che il Santa Lucia è uscita sconfitta, ma con onore, dall'incontro contro il Cantù. Quindi è una formazione di tutto rispetto e vuole tentare di restare agganciata al treno di testa, che vedrà poi a fine campionato giocarsi le prime quattro squadre la Final Four per il campionato, e poi anche a metà campionato essere tra le prime quattro significa accedere anche alla Final Four di Coppa Italia, per cui è importante per tutte e due le compagini non perdere di vista questi obiettivi e rimanere più in alto in classifica possibile. Sì, infatti come mi spiegava anche l'allenatore Andrea Corsi, per loro era molto importante questa partita proprio perché dava un significato importante proprio come inizio campionato, per essere la capolista. Quindi forza Amicacci.
Ecco l'arbitro che richiama le due formazioni al centro del campo per la disputa della palla contesa per l'avvio delle operazioni del secondo tempo. La Micacci rientra con il quartetto che avevamo già visto impegnato nel primo quarto, con la differenza che è uscito Roberto Mena ed è entrato Gariblo. Gariblo che si sta egregiamente comportando in questa sua prima esperienza con la Micacci. Eccolo, infatti mette a segno i suoi primi due punti. Vediamo come risponderà il Santa Lucia, che prova un tiro dalla lunga distanza con esito infelice. Sono questi gli attimi in cui bisogna approfittare per tentare di tracciare un solco tra le due formazioni. E Brown mette a segno due punti importantissimi, perché rappresentano il massimo vantaggio fino a questo momento consolidato dalla Micacci. 21 a Micacci, 16 Santa Lucia, che però adesso accorcia e porta a 18 le sue segnature. Mancano 8 minuti e 45 secondi all'intervallo lungo. E Gariblo in sottomano mette a segno il suo quarto punto personale e riporta a più 6 la Micacci Giulianova. Costretto al fallo il giocatore del Santa Lucia, primo fallo del secondo quarto. Cristian Fares l'autore, adesso Miceli che gira a Gagliano Marchionne e Miceli allunga il solco, che è un solco molto importante, inizia a diventare importante, sono 7 le lunghezze di vantaggio, riaccorciate di nuovo ecco Gagliani Marchionne, Marchionni in contropiede. Macek riesce a far deviare la palla ad un avversario e quindi la rimessa sarà a favore della Micacci. Galliano Marchionne purtroppo fallisce il tiro. Gagliano Marchionne fallisce il tiro, riparte il Santa Lucia. Fase un po' confusa, 25-22 in favore della Micacci di Giulianova, 6 minuti e 20 al termine del secondo quarto. E il Santa Lucia si riaffaccia
dalle parti del Giulianova con un punto solo di distacco, 25-24 sempre in favore degli amicacci. Time out chiamato da mister Accorsi e mister Oczan. Richiamate le squadre per il termine del time out. Si riprende con la rimessa dal fondo da parte degli amicacci. Formazione tipo con Gariblo al posto di Roberto Mena. Macek con la palla. Marchionni che sbaglia l'ennesimo tiro. Sono questi i tiri che probabilmente dovrebbero segnare la partita, che però non andando a buon fine rischiano di pregiudicare il lavoro che si è fatto. Brown conquista il rimbalzo. Gagliano Marchionni in contropiede va a segno. 8 punti per Gagliano Marchionni, che in queste prime 4 giornate è stato uno dei realizzatori più importanti del campionato. E prima divideva questo scettro con Simone De Maggi, che ovviamente è passato nelle file del Cantù, quindi è lui che prende l'incombenza di finalizzare le azioni esterne degli amicacci. Marchionni su Gariblo, Gariblo sbaglia, riparte il Santa Lucia. 27-24 in favore dell'amicacci quando mancano 4 minuti e 32 secondi al termine del secondo quarto. Il Santa Lucia accorcia di nuovo, sempre un punto di vantaggio per gli amicacci, e Gagliano Marchionni sotto canestro con una mirabile azione riesce di nuovo ad andare a segno e porta a 10 il suo tabellino personale. Intanto tiro da 3 andato a segno da parte del numero 21 Mark Stupenengo, e il risultato è di perfetta parità. Gagliano Marchionni, 12 punti realizzati. Quando mancano 3 minuti e 41 secondi al termine del secondo quarto, 31 amicacci, 29 Santa Lucia Roma.
aggredito Gagliani Marchionni, subisce fallo, fallo contestato dal numero 21 Stupenengo, ma l'arbitro Di Paolo è irremovibile e non torna sui suoi passi per l'assegnazione del fallo. Sono tre i falli subiti dall'Amicacci, che non ne ha a referto creato neanche uno. E anche Macek va a segno, 33-29, a 2 minuti e 50 secondi dal termine. Macek ha raggiunto 8 punti, signora. Anche Macek questa volta ci sembra un po' più brillante rispetto all'ultima prestazione casalinga della prima di campionato, partita nella quale, nonostante abbia avuto un bottino più che decente, effettivamente come percentuale al tiro è stata un po' deludente, ma era anche una partita un po' più semplice dal punto di vista tecnico. Due minuti e 30 secondi al termine, Amicacci palla in mano, entra Brown e subisce fallo mentre effettuava il tiro. Fallo causato da Domenico Beltrame. Time out chiamato questa volta dalla squadra ospite Santa Lucia Roma. C'è qualche difficoltà nel rialzare Brown. Evidentemente il terreno è diventato un attimino scivoloso nei pressi del canestro avversario e quindi non riusciva a trovare aderenza Simon Brown ed era rimasto a terra. Situazione risolta dai dirigenti dell'Amicacci, sempre pronti a soccorrere chiunque. Ritornano in campo, si riprenderà la partita con due tiri liberi di Simon Brown, che ha subito fallo sotto canestro. Il primo va a segno, 34-29, quando mancano 2 minuti e 27 secondi. A segno anche il secondo, 35-29, 2 minuti e 25 secondi al termine del secondo quarto. Di nuovo 6 punti di vantaggio per gli Amicacci. Errore al tiro da parte del giocatore del Santa Lucia. Si riprenderà con una rimessa dal fondo a favore del Santa Lucia, perché la palla è capitolata sul cranio di Simon Brown ed è finita fuori. Stupenengo accorcia di nuovo le distanze, 35-31. E Macek dal suo angolo colpisce ancora, 37-31. Dieci punti messi a segno da Macek. Di nuovo il tentativo da tre, questa volta non va a buon fine. E parte il contropiede dell'Amicacci. Con Macek che però sbaglia un facile tiro, una facile conclusione.
forse ha aspettato troppo, aspettando anche di subire il fallo e quindi poter avere la doppia opportunità del canestro segnato e del tiro libero aggiuntivo. Purtroppo così non è stato, quindi... Gagliano Marchionni, 14° punto realizzato. Amicacci 39, gli ospiti del Santa Lucia 31, a 28 secondi dal termine del secondo quarto. Ennesimo errore del Santa Lucia. Fallo subito da Gagliano Marchionni. E siccome sono 5 i falli generati dalla condotta di gara del Santa Lucia, Gagliano Marchionni avrà a disposizione i 2 tiri liberi. Il primo va a segno. Secondo sbagliato, però viene segnalata un'infrazione da parte di un giocatore della Deco e quindi sarà il Santa Lucia a riprendere operazioni con una rimessa dal lato del campo. Azione concitata sotto canestro, la palla finisce fuori per il tocco finale di un giocatore dell'Amicacci a 2 secondi e 6 dal termine. C'è questo abile quanto fortunoso tiro che fa accorciare le distanze e porta il passivo del Santa Lucia a 7 punti, quindi... E la Santa Lucia di Roma, e andiamo a compattare le squadre. Per quanto riguarda la Santa Lucia di Roma c'è Domenico Beltrame, Simone Colazzingari, Giulia Saba, Ali Sanna, Tobia Di Monte, Julian Milos, Matteo Cavagnini, Mauro Pennino, Salim Kakir, Ismael De Sousa, Marco Stupenengo, Cristian Fares e Alessio Torquati, allenatore Fabio Castellucci. Mentre invece Prateco Group e Amicacci Giulianova scendono in campo Andrei Smacek, Simon Brown, Gagliano Marchionni, Francesco Minella, Mortesa Gariblo, Domenico Miceli, Adrian Labeschi, Christophe Cozzarina, Beatrice Ionne, Andrea Brandimarte, Britt Dillman, ricordiamo che questa è una new entry per questa stagione. È la sua prima, diciamo, la sua prima partita di campionato per quanto riguarda gli Amicacci. E Roberto Mena, che viene dalla Spagna. Ora passo il microfono a Stefano Pulcinella, la quale seguirà la telecronaca. Dunque, la scelta tecnica di questo terzo quarto è il mandare in campo una formazione con 2 lunghi, quindi Gariblò e Mena, e con in campo Milella, Ion e Cozzarina, per tentare di spezzare un attimo l'equilibrio e di anche di non dare punti di riferimento agli avversari. Per adesso il punteggio è di 40-35, sempre in vantaggio gli Amicacci.
fino a questo momento la scelta tecnica della panchina non ha pagato, perché hanno rimontato ben 4 punti quelli del Santa Lucia. Però è una scelta tecnica che deve essere provata e riprovata. Ecco, adesso c'è un nuovo canestro da parte del Santa Lucia, che quindi si riporta sotto e quindi è a meno 3. Purtroppo il canestro ...40-39... recuperato quasi tutto lo svantaggio in meno di un minuto e 10. Pertanto l'Amicacci ricorre subito al time out per registrare un po' le cose. Dicevo quanto fosse importante tracciare un solco significativo tra le due formazioni, per permettere di gestire la partita più semplicemente. Il vantaggio confortante di 8 punti, di 9 punti di inizio terzo quarto, purtroppo è stato ridotto a un solo punticino quando mancano ormai 7 minuti e 49 secondi alla fine del terzo quarto. Vediamo che si continua a insistere sul quintetto poc'anzi accennato, con Cozzarina, Minella, Gariblo, Mena e Ion. Speriamo che questa scelta porti i risultati sperati. Finalmente a canestro Gariblo, che spezza un attimo il ritmo negativo assunto dall'Amicacci. Palla recuperata per un istante dagli Amicacci, ma è ritornata in mano e purtroppo il tiro che è andato a segno, purtroppo per il Santa Lucia, era al di fuori del tempo concesso per l'azione d'attacco, quindi si riprenderà con una rimessa laterale da parte degli Amicacci. Roberto Mena nella veste che abbiamo già visto che riusciva ad assumere nella prima partita del campionato. Quindi con la presenza di Gariblo in campo è lui che diventa sostanzialmente playmaker, ed avere un playmaker lungo è un vantaggio non da poco. Gariblo con la palla, altro punto messo a segno da Gariblo su suggerimento di Mena. Otto i punti messi a segno da Gariblo. Di nuovo a segno anche il Santa Lucia. 44-41 quando mancano 6 minuti e 30 secondi alla fine del terzo quarto. Ed è il decimo punto personale di Gariblo. Sostanzialmente il vantaggio di avere un play lungo è che costringe gli avversari a tenersi alti per poterlo marcare, perché si teme che lui anche possa effettuare il tiro da prima della linea dei 16 metri. Così facendo si lasciano le maglie un po' più larghe, il secondo lungo può sfruttare... E il secondo lungo può sfruttare le sue qualità in assoluta libertà. Secondo fallo commesso dall'Amicacci. Il primo dei due tiri liberi viene centrato.
anche il secondo. Risultato di 46 a 43, sempre per la Micacci. E Ciccio Milella va a segno con i primi due punti nel suo scoring personale. Tiro forzato da parte del Santa Lucia, gli Amicacci recuperano il pallone, Roberto Mena scarica su Ion. Infrazione di 3 secondi da parte di Minella. ...48 a 43, quando sono meno di 5 minuti che separano dal fischio della sirena. Infrazione di doppia, o meglio, il giocatore è stato ostacolato da un suo stesso compagno di squadra e col possesso di palla e toccando la mano a terra ha commesso infrazione di doppia. Allora, in questo momento c'è Matteo Cavagnini che è visibilmente irritato, quasi un fallo di frustrazione, e adesso sta discutendo con l'arbitro Di Paolo. Ha commesso un fallo, direi anche sciocco da un punto di vista formale, perché è quasi a centrocampo. E in un momento così delicato della partita rischia di far decollare gli Amicacci. I due tiri liberi ne ha messo a segno uno Gariblo, però siccome ci troviamo sotto fallo tecnico, quindi si riprenderà di nuovo con una rimessa per gli Amicacci. Quindi due tiri liberi e palla in mano. Gariblo questa sera, questa volta sbaglia. È un momento molto importante del match. Il Santa Lucia è con il quintetto base presentato a inizio match ed è molto precisa il tiro. 49 a 45, a 3 minuti e 40 secondi dal termine del terzo quarto. Sempre Roberto Mena con la palla, la scarica su Gariblo che commette l'ennesimo errore. Si intralciano di nuovo fra di loro i giocatori del Santa Lucia. Da un certo punto di vista questa scelta tecnica ha sortito il suo effetto, perché il Santa Lucia è abbastanza in confusione in alcune fasi di gioco. E Christoph Cozzarina purtroppo
prende il ferro e non riesce a materializzare l'attacco degli amicacci. Però torna in difesa e effettua una stoppata perfetta ai danni del giocatore del Santa Lucia. Eccolo sotto canestro, ha subito fallo chiaramente, ma l'arbitro non se n'è accorto, proprio non se n'è accorto. E adesso viene segnalato un fallo quando Gariblo è andato chiaramente sul suo compagno di squadra Roberto Mena e non sull'avversario. Però l'arbitro l'ha interpretata come un'ostruzione di gioco durante il tiro e quindi punisce l'intervento con due tiri liberi. Triplo cambio da parte del, anzi quadruplo cambio da parte degli amicacci. Rientrano Macek, Brown, Miceli e Marchionni, quindi formazione tipo per gli amicacci. Nel frattempo i due tiri liberi assegnati per intervento scorretto da parte di Gariblo. Nessuno dei due tiri liberi va a segno, il risultato rimane sul 49-45, ma la palla sarà ancora in mano del Santa Lucia. Vediamo l'arbitro Di Paolo che fa riprendere le ostilità. Il Santa Lucia sbaglia di nuovo. L'amicacci torna in avanti. Gagliano Marchionni prova ma non riesce a concretizzare l'ennesima azione d'attacco. Marchionni rimbalza in attacco. Adesso abbiamo visto da una carrozzina uscire una rotellina, quindi bisogna vedere quale sia la carrozzina danneggiata. Ci sembra la carrozzina di Roberto Mena, che dovrà uscire per permettere a Gemi Ogzan di riparare la carrozzina. Come vedete gli scontri di gioco sono cruenti, sono violenti, c'è chi non conosce il basket in carrozzina che pensa che sia uno sport leggero e amichevole. Vi posso assicurare che vederli dal vivo ci si rende conto che non è proprio così. Allora, è stato segnalato un fallo ai danni di Gary Bloch, che nel frattempo è entrato a sostituire Roberto Mena. Risultato piantato sul 49-45 durante il terzo quarto. 1 minuto e 16 secondi al termine. Sono 4 i falli effettuati dalla formazione di Roma, mentre restano 3 i falli a carico dell'amicacci Giulianova. Gli arbitri richiamano le due formazioni in campo per la ripresa del gioco.
stessa formazione per la Micacci, con il quintetto base Miceli, Marchionni, Macek, Brown e Gary Blow. E sostanzialmente, c'è l'ingresso in campo del numero 16, Chair. Ottima azione d'attacco del Santa Lucia, che però sbaglia la conclusione finale, quindi Macek palla in mano e sono altri due punti per Macek, che arriva a 12 punti personali. Bottino importante anche per Macek. Segno evidente di una ritrovata confidenza con il canestro. Gagliano Marchionni in contropiede, rallenta e aspetta i compagni di squadra. C'è Gariblo che prende il ferro. La percentuale al tiro di Gariblo sta decisamente calando. Comunque la fine del terzo quarto sul risultato di 51 Amicacci Deco Giulianova e 45 per il Santa Lucia Roma. Discreta la cornice di pubblico accorsa qui al Palazzetto dello Sport di Alba Adriatica, che è il teatro dei match casalinghi della Deco Amicacci. E ricordiamo a chi ci ascolta che comunque c'è sempre bisogno di un aiuto, di nuova linfa, perché reggere una società di tale livello, con tale criticità e tali criticità, è impegnativo. Poi oltretutto con la volontà di voler anche effettuare un campionato giovanile, la cosa diventa proibitiva, quindi sarebbe quantomeno importante trovare delle sponsorizzazioni locali che possano sorreggere il campionato e la società stessa. Ricordiamo che l'Amicacci poi è una delle poche società sportive disabili, quindi di basket in carrozzina, che ha a disposizione un fabbricato di proprietà che viene utilizzato dagli atleti come foresteria. Sostanzialmente il vantaggio è di avere tutti gli atleti nella stessa casa, quindi condivisione di compiti e tutto il resto. Nel frattempo è ripreso il gioco, Macek ha messo a cartellino altri due punti, 53-45, 9 minuti e 35 secondi al termine dell'ultimo quarto. Santa Lucia sbaglia di nuovo. Macek va alla conclusione ma subisce il fallo del Santa Lucia Roma. Anzi no, era stato fermato il gioco perché semplicemente lui era caduto a terra.
due punti messi a segno nel Santa Lucia, 53 Amicacci, 47 Santa Lucia Roma. Purtroppo Gariblo negli ultimi minuti non è riuscito più a violare il canestro del Santa Lucia. Stupenengo commette fallo e si riprenderà con una rimessa laterale in favore degli Amicacci. Santa Lucia in attacco. Altri due punti a referto. 53 Amicacci, 49 Santa Lucia. Ripartono gli Amicacci con Micheli, palla in mano. Si avvicina alla linea dei 16 metri. Scarica su Marchionni. Marchionni scarica su Brown e purtroppo la conclusione dell'inglese non va a buon fine. Cavagnini urla il suo disappunto nei confronti del compagno di squadra che ha malamente perso palla. Evidentemente Cavagnini si rende conto della posta in palio e dell'importanza. Gagliano Marchionni non riesce a centrare il canestro, però recupera palla. La palla viene data contesa e assegnata la rimessa al Santa Lucia. ...53 a 49, quando mancano 7 minuti e 4 secondi al termine della partita. Situazione di time out 1 a testa, quindi in perfetta parità. Situazione falli, un fallo solo commesso dal Santa Lucia e 0 commessi dagli Amicacci. Va a segno il Santa Lucia e riduce ancora il passivo, 53 a 51. Fallo subito da Gariblo mentre tirava, per cui ci saranno due tiri liberi in favore dell'Amicacci. Speriamo che servano a sbloccare la mano di Gariblo, che negli ultimi minuti ha lasciato alquanto a desiderare. Niente da fare, primo tiro fuori. Secondo tiro a bersaglio, 55 a 51, 6 minuti e 27 secondi al termine della partita. Palla persa e poi fortunatamente riconquistata da parte degli Amicacci e c'è un fallo in attacco segnato a Gariblo, che è il suo secondo fallo del match. Gagliano Marchionni si lamenta e fa presente all'arbitro che forse è stato un po' frettoloso nella sua considerazione. 54-51. Il primo tiro non va a buon fine. 6 minuti 19 secondi al termine della partita. E anche il secondo tiro va fuori.
canestro effettuato 54 Amicacci, 53 Santa Lucia Roma. Così come avevamo preventivato io e il buon Massa, la partita è risultata accesa, viva e sostanzialmente equilibrata. L'Amicacci, quando ha avuto la possibilità di dare il colpo del KO, non è stata così lucida, e il Santa Lucia invece è stato bravissimo a non perdersi d'animo e a crederci fino alla fine. Adesso time out chiamato dal duo di allenatori dell'Amicacci. Riprese le ostilità ed è di nuovo in campo Roberto Mena, che infila un canestro dalla lunga distanza, che è un buon viatico per il proseguo del match da parte del Giulianova, che adesso però si trova sostanzialmente scoperto in difesa. Viene assegnato un fallo a Roberto Mena, che non ci sembra aver toccato minimamente il giocatore avversario, però situazione di falli in perfetta parità, due falli a testa. Il primo tiro libero va a segno, 56-54. Va a segno anche il secondo, 56-55. Cinque minuti e 38 secondi alla fine della partita. Roberto Mena colpisce il ferro. Roberto Mena si lamenta con l'arbitro, ma ci è sembrata una forzatura questo tiro. In un momento così importante della partita forse era meglio riflettere e far girare palla che non tentare una conclusione così ardita. Roberto Mena di nuovo falloso nel suo intervento. Terzo fallo da parte degli Amicacci. Rimessa dal fondo in favore del Santa Lucia. Tiro errato, Roberto Mena prende palla e scarica su Gagliano Marchionni. Miceli tenta il tiro e subisce fallo. Saranno due tiri liberi a disposizione dell'Amicacci. Terzo fallo anche per la compagine ospite. Ottimo Roberto Miceli. In arte Dodò. Domenico Miceli. E anche il secondo libero va a segno. 58 per l'Amicacci, 55 Santa Lucia Roma. 6 punti Domenico Miceli nel suo personal score. Vediamo l'Amicacci che pressa tutto campo.
nonostante il pressing, il Santa Lucia riesce a centrare il bersaglio. Miceli sbaglia completamente innescando il contropiede del Santa Lucia, che in questo momento passa in vantaggio di un punto quando mancano 3 minuti e 55 secondi. Roberto Mena sbaglia, la palla viene mandata fuori da un giocatore del Santa Lucia, rimessa degli amicacci. Passaggio errato da Simon Brown e purtroppo ci si trova a 3 minuti e 33 secondi al termine del match, sotto di un punto e con la palla in mano al Santa Lucia. Fortunatamente il tiro errato dal Santa Lucia, amicacci che abbozzano una sorta di contropiede, palla a Macek, Simon Brown che la perde per un attimo, Gagliano Marchionni e vai Magliano, sempre lui a togliere le castagne dal fuoco. Esperienza e concentrazione ai massimi livelli. Miceli effettua un fallo, il quarto fallo da parte degli amicacci. Ci è sembrato più un fallo tattico che una vera e propria infrazione. Costretto il Santa Lucia al tiro dalla lunga distanza, errato. Vantaggio di un solo punto degli amicacci. Ecco Macek con la palla in mano. Garib lo sbaglia. Miceli, Brown, Marchionni. Ed è canestro che riporta l'amicaccia a più 3. Non è ancora una zona tranquilla, però a 1 minuto e 59 secondi dal termine. È una buona iniezione di fiducia. Segnato un fallo a Gariblo, quinto fallo, 2 tiri liberi a disposizione del Santa Lucia. Anche questo ha l'evidenza di un fallo tattico per mandare in lunetta il Santa Lucia e sperare nell'errore del giocatore. Primo tiro va a segno. Secondo tiro va a segno. 62-61. Marchionne, palla in mano, scarica su Miceli. Miceli di nuovo a Gagliano Marchionni. Macek, Marchionni,
Marchioni sbaglia e non veniva segnalato un fallo evidente su Simon Brown, che aveva recuperato il rimbalzo. Si riprenderà con 12 secondi di possibilità di attacco per la Micacci. Marchionni, incursione errata, la palla si ferma sul ferro, di nuovo in attacco il Santa Lucia. Purtroppo per il Santa Lucia non è riuscita in 8 secondi a superare la propria metà campo. Questo ha dato vita a un fallo, a un'infrazione di gioco più che un fallo, a vantaggio degli amicacci. Di nuovo un errore in attacco degli amicacci. Fallo di sfondamento in attacco sul giocatore del Santa Lucia, che girando sulla sua sinistra non si è avveduto della presenza di Simon Brown, che d'esperienza ha trovato la posizione giusta per subire il fallo. 37 secondi al termine. Un punto solo di vantaggio da parte degli amicacci. Ennesimo tiro errato da Gariblo. Due tiri liberi per il Santa Lucia Roma, a 12 secondi dal termine del match. Primo tiro sbagliato. Secondo tiro a canestro, 62 pari a 12 secondi dal termine della partita. Purtroppo questo equilibrio è rimasto fino alla fine. Sostanzialmente gli amicacci non hanno approfittato dei momenti di buio del Santa Lucia e di attimi in cui potevano far prendere una piega diversa al match. Però il bello di questo sport, bisogna stare attenti fino alla fine. Adesso vediamo che cosa studieranno Oczan e Accorsi per fare in modo che questi 12 secondi siano fruttuosi e per portare a casa questa vittoria. Rimessa laterale per gli amicacci. Deviata la palla che Marchionni aveva indirizzato a Macek. Di nuovo una rimessa laterale per gli amicacci. A 1:08 dal termine. E purtroppo la partita finisce con il risultato di parità, pertanto sarà necessario un tempo supplementare per stabilire chi tra le due formazioni avrà la meglio. Partita molto tesa, equilibrata, molto, molto bella, ma del resto avevamo già preventivato qualcosa di simile.
Per tutte e due le formazioni si prefigurava un match molto duro, però mentre per il Santa Lucia, che già aveva affrontato in precedenza il Cantù, quindi già aveva misurato la sua forza nei confronti di una delle grandi del campionato, per gli amicacci effettivamente questo era il primo scoglio duro, il primo ostacolo duro da superare dopo le vicende del campionato scorso. Quest'anno le tre partite che aveva fin qui disputato le aveva vinte con margini anche importanti, per cui non aveva potuto mettere alla prova fin da subito la propria potenzialità. Potenzialità che abbiamo visto essere di gran rilievo, di gran rispetto, ma bisognerà curare molto gli aspetti caratteriali e i momenti di distrazione che quando si è in vantaggio e si ha la possibilità di uccidere il match bisogna farlo, non bisogna distrarsi, non bisogna accettare compromessi. Primo tempo supplementare. I giudici di sedia stanno azzerando il cronometro. Palla all'Amicacci. Marchionni. Finta il tiro da tre. Penetra, scarica su Miceli. Di nuovo Marchionni. Purtroppo il tiro non va a buon fine. 4 minuti e 35 secondi al termine del tempo supplementare. Vedremo se basterà questo tempo supplementare per decretare un vincitore. E il Santa Lucia va a segno. 64 Santa Lucia Roma, 62 Deco Amicacci Group Giulianova. Purtroppo Marchionni sbaglia ancora, riparte il contropiede del Santa Lucia Roma, bloccato da Miceli. Rimbalzo sull'errore in attacco del Santa Lucia recuperato da Miceli. Marchionni. Palla deviata. Rimessa laterale in favore degli Amicacci. Niente, canestro stregato per l'Amicacci in questo frangente. Macek non ha nemmeno colpito il ferro, rimessa per il Santa Lucia. Deco Amicacci Group in svantaggio di 2 punti. E speriamo con tutte le nostre forze che questo momento di buio possa avere breve durata. Santa Lucia ancora in attacco. Gariblo ha commesso l'ennesimo fallo. È il quarto fallo per Gariblo, se non erro. Il primo dei due tiri liberi va a canestro. 65-62 in favore del Santa Lucia. Secondo dei tiri liberi con rimbalzo
Ah, rocambolesco il recupero di questa palla. Fortunatamente gli amicacci sono riusciti a recuperare. C'è l'avvicendamento tra i due lunghi, Gariblo e Mena, nelle file degli amicacci. L'arbitro pretende la palla da riconsegnare poi al giocatore. Gagliano Marchionni sbaglia l'ennesimo canestro. E purtroppo Santa Lucia in attacco, di nuovo 62-65. Ecco Domenico Miceli in attacco e va a canestro, accorcia il risultato l'amicacci. 64 amicacci, 65 Santa Lucia Roma. Carrozzine incastrate fra Macek e un giocatore del Santa Lucia. Ecco, adesso si è provveduto a sganciare la ruota, che però continua a rimanere attaccata alla carrozzina. Purtroppo sono anche questi inconvenienti tecnici che fanno differire il basket in carrozzina al basket per normodotati. Santa Lucia può riprendere il gioco. Di nuovo a canestro e di nuovo l'amicacci a meno 3. Si riparte con Roberto Mena, scarica palla su Simon Brown che gliela restituisce. Simon Brown scarica su Mena di nuovo che va a canestro, 67-66. Di nuovo a canestro il Santa Lucia, 1 minuto e 10 secondi al termine. Gagliano Marchionni subisce fallo ma non realizza il tiro a 1 minuto e 5 secondi dal termine. Ha chiaramente aspettato l'avversario per farsi caricare di un fallo e riuscire a fare il canestro, che con l'eventuale tiro libero avrebbe portato l'amicacci in parità, però purtroppo sono solo due tiri liberi che, pur se andranno a segno, lasceranno l'amicacci al di sotto di un punto a 1 minuto e 5 secondi al termine. A meno che non ci sia qualche invenzione particolare. E noi da Gagliano Marchionni possiamo abituarci. Siamo abituati ad aspettarci di tutto. Va dentro anche il secondo tiro libero di Gagliano Marchionni, che anche quest'oggi chiuderà comunque con un bottino considerevole di canestri fatti.
purtroppo però bisogna inseguire e inseguire bene. 50 secondi al termine della partita, il Santa Lucia sbaglia, palla a Macek, Macek la restituisce a Gagliano Marchionni, Amicacci in attacco, Roberto Mena ha sbagliato un tiro incredibile, sarebbe stato il tiro del sorpasso, invece ci troviamo ancora ad inseguire. Adesso una serie di fischi arbitrali dei quali non si è capita l'origine. Comunque time out da parte del Santa Lucia Roma. 30 secondi al termine della partita. Adesso ovviamente palla in mano, il Santa Lucia tenterà di sfruttare tutti i 24 secondi per lasciare solo 3 secondi per le speranze dell'Amicacci. Partita molto tesa, molto equilibrata, così come preventivato, così come abbiamo detto tantissime volte quest'oggi. Magari non aspettavamo l'arrivo del tempo supplementare, non aspettavamo di vedere l'Amicacci soffrire così tanto, però purtroppo ci sono alcuni errori che sono stati pagati abbondantemente. L'Amicacci rientra con Marchionni, Macek, Brown, Miceli e Mena e tenterà di arginare l'azione di attacco da parte del Santa Lucia. Santa Lucia che va con Stupenengo alla rimessa laterale. Non si avvedono del giocatore completamente libero. C'è un fallo assegnato a Roberto Mena, punito con i due tiri liberi. E questo sarà probabilmente l'atto che deciderà il match. Fallo assegnato a Roberto Mena. Situazione da pathos. E Stupenengo sulla palla che non sbaglia. 68 Amicacci, 70 Santa Lucia. Vediamo se anche il secondo tiro libero andrà a canestro. No, il tiro libero è andato a canestro e l'Amicacci chiama il time out. Time out a 26 secondi dal termine. ...68 Amicacci, 70 Santa Lucia Roma. Ovviamente questa dovrebbe essere l'ultima azione di gioco, se l'Amicacci riuscirà a sfruttarla fino al termine, e a meno che non si decida per un improbabile tiro da tre, con un'azione da due punti si effettuerà anche il secondo tempo supplementare. È incombiabile il fatto che nella formazione di Santa Lucia, nella formazione degli Amicacci Giulianova, abbiano perso le staffe, ma siano riusciti a mantenere un'ottima concentrazione, perché nonostante manchino 26 secondi al termine, non c'è ancora un padrone del match. Purtroppo Roberto Mena
ha mancato il tiro fondamentale che si è fermato sul ferro, per cui quest'oggi la Micacci esce sconfitta dal proprio palazzetto. Addirittura, essendoci stato un fallo in attacco, ci saranno due tiri liberi a favore del Santa Lucia. E in tutta tranquillità Cavagnini mette a segno, ha messo a segno il primo. E ha messo a segno anche il secondo. Quindi nulla da dire, purtroppo questa è la triste realtà. Arriva la prima sconfitta in campionato per la Deco Micacci Group di Giulianova.